Quindi Claudio, Revolution, questa nuova unità complessa, diciamo, della Opticon, disegnata addirittura da Giugiaro, difatti esatto. Ha un disegno così, un'estetica ancora più carina. Mi sembra che sia un'unità Funko per la quale forse tu hai addirittura collaborato sì, nello sì, sviluppo. Esatto. Cosa ci dici? Beh, la macchina ha intanto due pompe, una peristaltica e una rotary vane. La rotary vane è una vecchia, è un vecchio sistema che già vedemmo in passato. Il Catalyst. No? Esattamente, il Catalyst di qualche anno fa. E funziona in maniera decisamente migliore rispetto alla peristaltica. Io sono sempre stato abituato a usare la pompa Venturi, quindi le pompe peristaltiche, devo dire, le uso poco o nulla. Questa simula abbastanza una Venturi, permettendo di lavorare a livelli di vuoto molto alti, ma contemporaneamente non è così aggressiva come potrebbe essere invece la Quindi Venturi. Una macchina che tu potresti definire duttile per chirurghi sia giovani che anziani. Cioè per cataratte morbide, per cataratte dure. E, tra l'altro c'è questo particolare del pulsato standard, freddo e freddissimo. Quindi opzioni, diciamo, opzioni di lavoro. Varie di lavoro in cui ti trovi il giusto equilibrio nelle tue mani per poter ottenere il miglior risultato e la migliore cornea al giorno dopo, certo. Fondamentalmente. Senti, il pannello sembrerebbe intuitivo, però possiamo chiedere al tecnico sì. di Opticon se ci fa vedere. Proviamo a passare da peristaltico, come vedete, a Venturi. Ecco fatto. Ma tutto questo si può anche fare con un telecomando quindi in maniera sterile. Esatto. E così c'è un altro settaggio. Quindi è un'unità che può anche soddisfare vari chirurghi contemporaneamente. Assolutamente. No? Oltretutto è una macchina che è dotata di tutto, non è solo phacoemulsificazione. E ancora più importante, questi manipoli sono gli stessi della vecchia generazione, quindi non si butta nulla, tutto si ricicla, potremmo dire. Infatti, senza spendere altri soldi, lo stesso manipolo che usavamo sulla vecchia macchina possiamo utilizzarlo su questa nuova, che è una cosa assolutamente positiva, io trovo. Certo. Senti, se non ricordo male, poi loro avevano provato a sistemare sulla via di infusione, non di aspirazione, un stabilizzatore di camera. È stato tolto perché non c'è più bisogno, la macchina ha una stabilità estrema. Quindi la parte software, diciamo, supplisce a questi piccoli artifici. Io poi ho fatto fare anche una modifica, gli ho chiesto di fare una modifica al pedale. Vedete, c'è un pedale... Wi-Fi? Sì, è Bluetooth, senza cavi. Sì. Questo è completamente comandabile e programmabile. Quindi intanto c'è di buono il fatto che sotto i piedi non ci sono fili che diano fastidio. Ma poi soprattutto è programmabile secondo le proprie necessità. In una fattispecie io mi sono fatto fare un doppio controllo lineare al contrario di quello che usano gli altri. Cioè il Bausch & Lomb classico, che è quello che ha sviluppato il doppio controllo lineare, ha giù vuota e a destra ultrasuoni. Esatto. Io invece ho il contrario, giù ultrasuoni e a destra il vuoto. In questa maniera. Perché? Una persona geniale come te. No, non è un genio, non è genio. Semplicemente io ho iniziato a usarlo. In questa maniera. Hai spostato il concetto dell'acceleratore. Esatto. Perché poi alla fine è comodissimo il doppio controllo lineare, perché quando c'è un bel pezzettino di nucleo, l'ultimo, e stai lì che devi mangiarlo, e lo insegui un po'. Se dai troppo gas, abbassi la camera o rischi di abbassare la camera. Invece in questa maniera tu fai ultrasuoni con poco vuoto. E questo secondo me è proprio l'uovo di Colombo per riuscire a fare un intervento preciso, perfetto e senza guai. Senti, e se succedono invece dei guai, vedo che qui gli accessori ci portano anche... Esatto, quindi possiamo dare un pannello per una chirurgia del segmento posteriore? E quindi vedete che in pochi istanti con un touchscreen esatto, o naturalmente sempre da telecomando si può andare. Quindi anche in un momento di panico o di così necessità si può convertire, attaccare al vitretomo e quindi mettere fatto, sia la fibra ottica che vedete esatto. qui sia i vitrectomi monouso che vedete riutilizzabili, qui sia penso esatto. poi chiaramente si vede dal pannello tutti gli accessori che riguardano, no? Pompa, forbici, cose. Quindi una macchina che tu consigli, ripeto, a chi comincia ma anche a chi sì, è assolutamente in carriera, una macchina diciamo. Completa e soprattutto una macchina che ti aiuta, questa è la cosa più importante. Cosa carina è questa, volevo far notare la possibilità di alzare o abbassare in maniera elettrica il piano di lavoro. Non solo, che vedo finalmente un po' robusto. Solido, perché tutti solidissimo. Sono tutti quanti a piegarsi in avanti. Grande, comodo. Perfetto. Esatto. Con la possibilità di mettere una busta. Insomma, queste sono piccole
cose che però sono realmente utili. Quindi, come avete visto, in Casa Opticon novità per la diagnostica poc'anzi con Federici, ma in Casa Opticon anche da sempre novità in sala operatoria, che un chirurgo simpatico, aggiornato, pratico come Claudio Carbonara vi ha spiegato vicino a questa revolution di Opticon.